La strada giusta per il rilancio dell'archeologia nella Valle del Sarno potrebbe passare da un buon utilizzo dei finanziamenti europei. Ne è convinta Isabella Dinolfi, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Basterebbe utilizzarli meglio, non parlarne solamente. I fondi europei sono stati spesi malissimo, senza una progettualità e anzi più che un benefit sono stati per noi un enorme onere, perché le altre istituzioni europee e anche le altre regioni europee, vedendo come noi abbiamo mal speso questi soldi, hanno associato questo a nostro non organizzazione anche in altri ambiti, e quindi anche il turismo ne ha risentito, perché purtroppo appunto si è fatto di tutto un erbo un fascio. Le bellezze dell'antica Nuceria Alfaterna sono indiscutibili, ma vanno veicolate meglio. In pochi le conoscono. Il territorio poi deve scrollarsi di dosso le etichette negative attaccate da qualche vecchio europarlamentare che ha fatto cattiva pubblicità, ha detto Adinolfi. La rappresentante del Movimento 5 Stelle sta lavorando comunque per costruire sinergie in vista di futuri progetti comunitari. Creare dei contatti con le altre regioni che ci sono a Bruxelles. Per esempio, come stavo dicendo in conferenza, anche per creare un'atmosfera di credibilità che fino adesso abbiamo perso, ho cercato degli incontri con gli altri rappresentanti regionali e locali di Bruxelles, delle altre regioni europee, perché come sai a Bruxelles ci sono gli uffici di tutte quante le regioni e devo dire che ci sono stati dei riscontri incredibilmente positivi da parte di, per esempio, degli olandesi nel essere assolutamente propositivi nel creare delle sinergie insieme. Non basta però promuovere, occorre far trovare città a misura d'uomo. Noi dobbiamo lavorare nel creare un circuito, però dobbiamo anche lavorare per creare un ambiente piacevole dove vivere, perché se prima di tutto creiamo un ambiente, una città piacevole dove i cittadini vivono piacevolmente, anche il turista sarà invogliato a vederla, perché ricordiamoci, il bene culturale è uno degli attrattori, però il resto è, uscendo dal bene culturale, dobbiamo anche far trovare un verde pubblico, una città pulita, una città dove è bello passeggiare, dove è sicuro passeggiare, dove, che è semplice anche da raggiungere.